ultimamente, non con me, ma con persone vicino a me, hanno manifestato la volontà a queste persone di rilevare a questo punto il 100% delle quote. Se adesso la questione è 100% delle quote, giustamente il titolo non costa, la società è senza debiti, entrate, signori, noi dal giorno dopo, da dopo due minuti, siamo fuori, gestite la situazione fino alla fine del campionato. I due mesi che mancano e i due mesi di gestione che mancano, e in più anzi, ho detto, facciamo una cosa, la gestione che manca fino alla fine del campionato, alberghi, pullman, ristoranti, li pago io. Basta che chiudiamo la telenovela, pago io anche quello, prendete una società pulita, c'è da pagare le vertenze e le ultime due mensilità. Questa è la situazione, a maggior chiarezza di tutti. Attualmente, in questo momento, questa è la risposta che io ho veicolato, perché io veicolo, perché a me non mi chiamano. Continua a non chiamare. Chi porta avanti adesso il discorso con loro? Quindi? Parla a Morris, parlano con Morris. La mia avventura finisce qui, ve l'avevo già comunicato, lo ribadisco, finisce qui, perché devo anche dire che non c'è stato, sinceramente, ripeto, una grande considerazione per la mia persona in tutta la città, tra istituzioni e altre cose, ma questo è un discorso all'atere. E comunque vadano le cose, quello che avevo detto, sicuramente il Giulianova non smetterà di andare a giocare, non smetterà di mangiare, di bere, di andare in pullman, questo a prescindere dalla cosa vada in porto o non vada in porto.